Se avete domande, se avete curiosità, scrivete a quel info@snapfirenze.com oppure andate sul sito e ce le fate e noi vi rispondiamo. Passo un attimo la parola a Lorenzo. Grazie. Ciao ragazzi, io vi ruberò pochissimo tempo e vi posso raccontare dal mio punto di vista che 10 anni fa ero a sedere dove siete ora voi e ora mi trovo di qua dopo aver passato da un trauma stradale grosso che mi ha provocato poi anche una lesione midollare e quindi una paralisi dal tronco ai piedi proprio. Poi la vita ricomincia, però ecco, io nel mio incidente stradale c'avevo il casco, c'avevo ragione, mi hanno bucato uno stop, ero in regola perché io ero già maggiorenne, c'avevo mio fratello più piccolo passeggero, ma si era totalmente in regola, ma siamo stati vittime alla fine di un qualcuno che per uno stop non rispettato alla fine mi ha fatto finire paralizzata a vita. Ecco, da un'esperienza di genere io mi potrei mettere un attimo nei vostri panni e ricordarmi quando terza, quarta e quinta superiore a me c'era un professore tutte le settimane prendeva un'ora delle sue lezioni, sarà che lui faceva statistica come lezioni e poi faceva il perito per gli incidenti stradali, quindi ci aveva tanti dati sotto mano e lui provava in qualche modo tutte le settimane per 3 anni un'ora delle sue lezioni a farci capire qualcosa, a spiegarci qualcosa, era poi alla fine un messaggio che io a quanto pare in quel momento preferivo chiacchierare con qualche altro, giocare a carte e mi è rimasto poco di che mi ha detto. Probabilmente mi sarebbe successo lo stesso come è successo perché, come vi ho detto prima, noi sarà dalla parte della ragione, quindi però a volte davvero delle piccolezze banali ci possano davvero prevenire grandi problemi quando si parla di prevenzione stradale. E sì, io ci ho messo di tempo magari per arrivare a capire che potevo fare qualcosa o potevo provare a dare qualcosa sotto il punto di vista di un'esperienza, l'esperienza che vi ho detto ora appunto, quindi una lesione midollare, un anno intero in ospedale prima di riuscire in una condizione tanto diversa. Anche se poi con il tempo sono tornato a prendere la macchina, a fare sport, fare tanti tipi di attività che forse non facevo nemmeno prima. Però ormai sono passati 10 anni dal vostro punto di vista e ora mi rendo conto che all'epoca mi sentivo molto più invincibile, cioè, le cose succedono ma magari a me non mi succederà mai. Poi ci passi e ti rendi conto invece sono cose che succedono all'ordine di giorno e a me nel male mi è andata bene perché un anno d'ospedale forse stai in meno, nel primo mese 3 volte mi hanno ripreso i capelli perché ero più di là che di qua in quanto sopravvivere dopo l'incidente e il trauma. Però poi alla fine, diciamo, anche se in una maniera diversa, perché poi alla fine la condizione è tutta un'altra, c'ho la macchina, guido ogni comando del volante, c'ho tante cose che comunque sono tornato a fare, forse più di prima, però la condizione cambia e forse lui che guidava l'altra macchina nell'incidente mio, ora non se lo immagina nemmeno a distanza di 6-7 anni dall'incidente, quello che può aver provocato a me, perché lì per lì, ok, constatazione, io fra l'altro l'incidente non lo ricordo nemmeno perché sono andato proprio in coma, insomma, subito. E quindi dal suo punto di vista gli è rimasto veramente poco di quello che è stato quel trauma quel giorno. Io penso che lui non, a oggi non si chieda nemmeno cosa può aver provocato. Però ecco, se forse lui avesse visto, aveva avuto un minimo di attenzione in più per quello che poi era uno stop che non ha rispettato, a quest'ora io magari non avrei dovuto sopportare tutti che è stato il mio, la mia esperienza, via, che mi è servita oggi per decidere di provare anche a fare qualcosa in quanto a prevenzione, quindi
Che vi dico io vi dico un po', vi dico, io dico cercate di ringraziare noi Lorenzo per il coraggio che ha. Cercare all'inizio, che è il senso di responsabilità, e lui che dovrebbe essere arrabbiato il mondo perché gli è cambiata la vita, in realtà è una persona che gli si è acceso una luce enorme dentro e che deve avere tutto il nostro rispetto, ed è qui per parlare con voi, per parlare di senso di responsabilità, perché delle situazioni come le sue possibilmente non si ripetono. Che striscioni come questo se ne vedano meno possibili, perché è vero che bisogna ricordare chi non c'è più, ma meno ce n'è e meglio si sta. Ora, questo vi lascio con una cosa brevissima, perché noi non siamo qui per accusare nessuno, va bene? O per dire cosa dovete o non dovete fare. Ma per accendere quella luce, perché vi aiuti a scegliere nel momento giusto dove andare, ok? Si chiama La strada. Io non l'avevo mai letta sta cosa, però gli si legge, va, gliela leggo io, forse rimane meglio. Guarda. No, qua la vedo bene lì. Vai, leggila. La vita è come una strada, ogni metro percorso ne fa invadere un altro sempre nuovo. Misteriosamente ed emozionatamente da scoprire. Non ti dirò stai attento, non ti dirò vai piano. Ti dico sì, contento di vivere, perché ogni giorno è una scoperta. Quando guidi non giocare, perché è la tua vita stessa che metti in gioco. La tua stessa vita che metti in gioco. Grazie. Ma che scherzo. Se avete delle domande, vince anche un premio, diventa famoso, finisce con un giornale e poi contribuisce un pochino a questa causa che tutti qui oggi e nei giorni successivi siamo. Voi in fondo siete importanti, forse non l'avete capito, ma tante persone si sono mossi perché voi siete importanti e perché un sorriso non si spenga. Ciao a tutti.